Allora, siamo con il capitano della Pomì, una bellissima partita conclusa con un 30-28, non andava, non finiva mai questo quarto set. Quanto è stato importante, Vale, conquistare questi tre punti che valgono il primo posto in classifica? Ok, è presto per fare tanti conti, ma intanto avete un primo posto in classifica. Bravo Sergio, hai detto come al solito tutto tu, quindi era sicuramente importante per conquistare il primo posto temporaneo in classifica, ma soprattutto perché vincere contro squadre così forti come Conegliano, che sappiamo saranno sempre nostri rivali se vogliamo giocarci qualcosa, è sempre bellissimo fare punti in questo tipo di partite, tanto più quando siamo in casa e quando vinciamo da tre punti. È stata veramente una battaglia in cui i primi due set siamo state bravissime, il terzo e il quarto siamo state molto più fallose, però lo spirito è venuto fuori anche lì, e al quarto avevamo voglia di fare tre punti, e grazie ai miei compagni che sono dei... Due partite in una, Vale, siete partite molto bene, e quarto set eravate sotto 16-10, ecco, quello è stato un momento in cui non avete mollato e poi siete riuscite a vincere anche il quarto set. Sì, e questo è una prova ulteriore di che la nostra squadra è così. Incredibile, sì. Così è emozionante, è bello essere una squadra del genere, e anche quando non si è al top della forma veramente ci sta aiuta in questo modo. Le mie compagne stasera sono state veramente meravigliose. Cosa ti è piaciuto di più di questa vittoria? E su cosa secondo te c'è ancora da lavorare? Ma a caldo, molto caldo. C'è da lavorare tantissimo sulla ricezione e sulla gestione dei momenti un po' di difficoltà, perché secondo me possiamo uscire prima dai momenti in cui invece prendiamo dei break troppo lunghi, però mi è piaciuto tantissimo il muro difesa e l'attaccamento alla partita in ogni momento, ma quella è una cosa che so già e quindi è sempre solo una conferma. Grazie, complimenti, grazie. Grazie a te.